ridimensiono un attimo così. Ho studiato le specialità sono il linguaggio del corpo, la tecnica cerebrale, ipnosi e caso. Ho scritto alcuni libri, sto lavorando anche di articoli. Sì, queste sono le cose che ho scritto, pubblicato articoli, libri che sono pubblicati. Ok, io mi occupo di formazione, quindi insegno sostanzialmente, faccio altre attività più breve, cioè la valutazione del personale in fase di selezione, studio la leadership, il role manager sostanzialmente a comunicare più. Queste sono le aziende con cui ho lavorato, con cui sono in progettazione. Iniziato a Foggia, l'artigianato, poi ho lavorato per Fineco, sindacato di polizia, ospedale di Foggia, aziende investimenti, fu un industria previsto. Inizio il corso così, proprio all'inizio del corso facciamo un giro di presentazione, io mi sono presentato brevemente, giusto per conoscerci un attimo così, vi farò delle domande. Chi vuole iniziare? Non ci sono.
immagine posso dare? Se non so se tipo di immagine posso dare, lui dice, tu devi comunicare, lui dice, se comunichi senza sapere, che cosa comunichi? Devi anche sapere. Devi anche sapere, ok? No, non giusto. Vuoi dire qualcosa che... No, ok, non mi era sembrato. Questa frase ovviamente può essere letta in modi diversi, quindi la mia era una domanda finta, nel senso che a me fa riflettere in questo senso, ma può far riflettere in mille modi come frase, fa riflettere su questo, la cultura occidentale, la cultura occidentale, tempi abbastanza antichi, mette al centro la conoscenza, la razionalità, il sapere, eccetera, che è importantissimo, non sto dicendo che non sia importantissimo, lo sto cercando di dire come. Perché sostanzialmente una persona può conoscere e non sapersi relazionare, non saper comunicare, può conoscere e non essere una persona etica, la conoscenza da sola non basta, ci vuole anche qualcos'altro, appunto sapere mille ma non essere in grado di relazionare. Punto 2. Questa frase ci ha portato a pensare che l'uomo sia un essere razionale, ma le neuroscienze, da diversi decenni, anche prima dello sviluppo delle neuroscienze, ha dimostrato una cosa che spesso nei corsi di formazione non viene detta perché si tende a motivare. L'uomo non è un animale razionale, cioè non è almeno del tutto razionale. L'uomo è un animale razionale emotivo insieme, non può essere solo razionale. Perché se noi prendessimo al mondo la persona più logica, razionale del mondo, analitica, calcolatrice, se prendessimo la persona su 7 miliardi della più calcolatrice, comunque non sarebbe una persona del tutto razionale. Più che altro, al massimo possiamo parlare di una razionalità limitata. La razionalità dell'uomo è limitata. La persona più logica del mondo comunque avrà abilità di memoria limitata, abilità attentive limitate, abilità di calcolo limitata. E il fatto che la razionalità sia limitata e che quindi non si possa tenere sotto controllo rende l'uomo esposto alla persuasione, che come vedremo non è necessariamente una cosa negativa o positiva, dipende da quello che si parla, la persuasione. Poniamo di essere di fronte a questa scelta, ok? Dobbiamo scegliere un uomo. Come lo scegliamo? Cosa determina la scelta? Se non hai un gamma.
Sì, queste sono statistiche, dicono più della maggior parte delle persone non si è mai detta neanche in problemi politici, è un po' quello esprime, mentre un modello ideale nazionale che non esiste nella realtà prevederebbe io scelgo se conosco tutte le alternative d'azione. Almeno in buona parte. Come? Almeno in buona parte. Almeno in buona parte, certo sì, non tutte e tutte. Allo stesso modo, se le persone non conoscono il problema politico, su che cosa baseranno la scelta? Su altri fattori che possono essere la simpatia o comunque mi convince a farla. E ne fattori, la personalità, la persuasione, la marcia. Quello che scelgono gli altri. Come? Quello che scelgono gli altri. Quello che scelgono gli altri, quindi per il problema sociale. Quindi per una serie di fattori che hanno a che vedere con il contenuto, no? No. La personalità di una certa persona non ha niente a che vedere con il problema politico, sono due cose distinte. D'altronde non può esserci una razionalità oggettiva e illimitata, perché se tutti fossimo razionali allo stesso modo, ognuno farebbe le stesse scelte, sceglierebbe le stesse cose a livello politico. A livello di prodotto, a livello di tutto. Quindi dal mio punto di vista le teorie psicologiche sì, sono state scritte in libri, ma non sono queste Freud, Jung, queste teorie non sono quelle che influenzano la massima parte del comportamento umano. Queste influenzano solo in parte, quello che influenza veramente le scelte comportamentali sono le proprie credenze del mondo, quindi ognuno di noi, anche se non è psicologo, non ha mai scritto un libro, è come se l'avesse fatto. Ha delle sue teorie implicite sul mondo, ritiene delle certe cose, ritiene legge, legami di causa e effetto, sceglie certi prodotti perché la scatola è così o perché il marchio ricorda qualcos'altro. Queste sono le proprie teorie psicologiche che incontrano la scelta. E tutti questi autori messi insieme influenzano molto meno le scelte piuttosto che le proprie teorie interne. Quindi la più grande influenza sul comportamento umano è derivata dalle proprie, ognuno ha le sue. Proprie teorie implicite, ognuno si fonda le proprie teorie e il suo comportamento sarà determinato da queste teorie. Che cosa influenza queste teorie? Come nascono? Nascono da sole. Alcuni prima dicevano, no, vabbè, uno, queste cose ce le ha già nel cervello in maniera naturale, invece cosa si è scoperto? Che in realtà a livello naturale nessuno ha delle teorie implicite, ma le teorie dipendono, le teorie che la persona ha in mente, dipendono dall'influenza reciproca che un uomo ha nel contesto sociale, con gli altri, con le persone. E quindi dipendono dalla comunicazione. In sostanza, noi siamo continuamente in comunicazione. Non è possibile non comunicare. Il fatto di stare, ad esempio, in un vagone di treno a fare finta di dormire perché non si vuole parlare con gli interlocutori all'interno del vagone non significa non parlare, non comunicare. Se io entro in vagone, mi chiudo e faccio finta di dormire, comunico comunque col mio linguaggio del corpo qualcosa d'esterno. Cosa comunico? Che in quel momento non voglio parlare, qualcosa passa. Pensando che qualcosa passa sempre, abbiamo una reciproca influenza. Ok? Le persone, per il semplice fatto di comunicare, si influenzano in certo. E quindi diventa inevitabile anche la comunicazione persuasiva. Cioè, l'arte di modificare il atteggiamento e il comportamento altrui tramite lo scambio di idee. La comunicazione, la persuasione, non è qualcosa che qualcuno fa a un altro, cioè non è una manipolazione, ma qualcosa di automatico. Avviene comunque. Perché nella opinione comune spesso viene studiata come manipolazione? La manipolazione è se io ti inganno, se io ti influenzo, lo posso fare a meno che influenzo. Viene interpretata come manipolazione. Ti faccio un esempio. Poniamo che io sia un medico, no? Ok. E che ho davanti a me una persona che ha una patologia grave, grave. E la mia cura è il metodo statisticamente più valido per fargli del bene. La persuasione in questo caso per un medico è un vantaggio o uno svantaggio? È una cosa bella, positiva o negativa? Se vuole stare bene alla persona, è meglio sempre.
dipende anche dalla persona. Dipende anche da quello che vuole la persona. Se noi sapessimo, non lo sappiamo, però se noi sapessimo che quella è la scelta corretta, un medico non ha il dovere di essere persuasivo oltre che a fare una cosa buona. Ci sta anche la lipocrate, quindi sì. Sì, ma c'è una cosa di lipocrate che è antologica. Comunque sì, la persuasione non è conoscitiva negativa, innanzitutto è inevitabile. Qualunque stimolo che convince in qualche misura. Secondo, è positiva se si associa degli esiti positivi, cioè se io la utilizzo per fare del bene, se io devo convincere una persona a smettere di fumare, se sono persuasivo è una bella cosa, non sono persuasivo, non è il massimo della vita. Quindi ogni comportamento è persuasione. Poniamo che, se io sono una persona che parla in pubblico e se ho delle buone capacità oratorie, ad esempio, convincerò il pubblico, quindi ci sarà un passaggio di persuasione, okay? Ci sarà un persuasione. Se invece non sono bravo, convincerò il pubblico che non sono bravo. Comunque la persuasione c'è in qualche misura. Quindi in realtà prima regola la persuasione avviene comunque. Dipende dalla direzione che può prendere, positiva o negativa. Quindi la persuasione non è una cosa che ha a che fare con l'etica, è il modo in cui utilizzo la persuasione che può avere a che fare con l'etica. E senza gente, persuasione e convincimento? Tecnicamente niente. Convincimento in senso di qualcuno che convince qualcun altro? No, finché utilizzi le parole e il linguaggio del corpo è persuasione, usi la forza, non è persuasione, non è eccezione, è una cosa negativa. Convincimento tecnicamente in psicologia non ha un costrutto studiato, cioè si chiama persuasione e basta. Quindi, noi abbiamo delle nostre carriere che ci sono formate, pregiudizi, determinazione, credenze, stereotipi che vengono processati, ci portano a produrre delle cose, ma a monte di queste carriere implicite ci sono processi di persuasione politica, pubblicitaria, persuasione personale, che influenza il modo in cui noi creiamo le credenze. Quindi partirei con un po' di esempi. Ah, ecco, per garantire poi l'attendibilità ho preso esempi reali di persuasione, inventati non rendono. Due, ci saranno quindi alcuni politici, alcune aziende che verranno raffigurate. Ovviamente io non c'è nessun intento politico o nessuna persona che secondo me didatticamente potranno passare qualche contenuto in più, ma non lo cerco con nessun obiettivo, sono pubblicità a caso e politici a caso. Tecnicamente ne è un troppo sentente. Senza è difficile perché se tu anche stai zitto l'altro si comincia a fare qualcosa. Poniamo che senza senso può essere senso, sì, ma senza però ti faccio questo esempio. Noi siamo al bar, noi siamo al bar, ci prendiamo un caffè e io sto per la maggior parte del tempo zitto. Tu ti convincerai di qualcosa. Che tempo fa, oppure puoi fare discorsi generici. Ti faccio discorsi generici, tipo che tempo fa, eccetera. Tu ti convincerai di qualcosa. Allora, se io incontro una persona e mi chiede, parliamo un'ora e mezza del tempo. Dura. Però parliamo di parlare un'ora e mezza di cose di circostanza. Io mi intendo quella persona che la farò. Penso di sì. No, non ha nessun argomento, quindi mi convincerò, quindi la persuasione è passata. Poi il contenuto è inutile, però sì, certo. Puoi parlare anche del numero, se sei tutto il tempo zitto e mi convincerò di qualcosa, sì. Comincerò a credere che tu sia una persona solitaria, eccetera. Qualcosa passa. Cosa passa? Non lo so, dipende. Ok, quindi vi farò vedere alcuni dei meccanismi di persuasione classici. L'appartenenza al gruppo, lo stereotipo di genere, lo status e l'ideale del mio, il rapporto di classe e affetto e il pattern linguistico ipnotico, tipico delle comunità. Li vedremo abbastanza velocemente perché sono tanti. Allora, il primo schema persuasivo si chiama appartenenza al gruppo. Vediamo che essere attratti dai simili e allontanarci dal diverso. Quindi creare una categorizzazione di gruppo riduce il fattore critico, quindi quello che ci fa ragionare e differenziare le parti. Perché? Perché se ho davanti a me una persona simile, ok?
Quindi mi convince, lo percepisco come simile, come faccio a predicarlo. Se una cosa è identica a me stesso, come posso predicarla senza danneggiare la mia autostima? Che dico di più? Quindi se l'altro è percepito come simile a me, io sarò d'accordo con lui. Scusa, ti dico di domandare. Come? Tutti
noi a un certo livello di categorizzazione siamo simili, cioè appartenenza razziale, uomo, questa è la cosa sì. Se poi entriamo nello specifico cominciamo a essere diversi. Quindi se uno la categorizzazione è sempre come tifoso di una certa squadra specifica di un certo campionato, tipo del Foggia, per esempio, dobbiamo categorizzare e a distanziare dai tifosi della squadra. Se io sono a questo livello di specificità, siamo tutti nemici, Bellino, Foggia, eccetera. Ma quando ci sono i mondiali con la Confederation Cup, se mi categorizzo a un livello ampio, a questo livello tutte queste tre categorie rimarranno diverse. A questo livello qui sono tutte uguali. Quindi basta scegliere il livello di specificità. Pure non so se vi è mai capitato questo. Si parla di cucina. Parla di cucina, c'è cioè, Pugliese, Veneto, Campania, ognuno comincia a parlare della sua cucina regionale. Tante volte ognuno di questi tre dice ah no, 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 noi non lo facciamo mai in Puglia, noi non esiste, eccetera. Poi viene e comincia a dire ah ma noi abbiamo questo e quell'altro. Poi si cambia argomento e si comincia a parlare di cucina italiana che vanno insieme e tutti questi tre che prima erano in disaccordo diventano un po' di aria movimento, un po' le linee. Che dipende da quanto ti vai a rappresentare, in che ampiezza ti vai a rappresentare. Quindi per migliorare il margine di accordo, quindi di persuasione tra le persone, può essere utile aumentare il margine di somiglianza, percepirsi simili. Ora, termini di pubblicità. Secondo voi, quali sono i gruppi sociali, le categorizzazioni, il modo in cui viene categorizzata la popolazione che può creare maggiore somiglianza tra tutti. Come un pubblicitario può essere interessato a creare somiglianza per i consumatori? A che cosa può fare il riferimento per anche fare l'emozione? L'emozione? No, ma come categorizzazione di gruppo? Come inclusione in un gruppo sociale, in un certo gruppo di una certa ampiezza? Italiani. Italiani. Prodotto italiano. Bellissimo, magnifico, saremmo tutti d'accordo, no? Nessuno diceva mai italiano così, ma sentite questa cosa? Oppure altri gruppi sociali grandi che attaccano quasi tutti e che, di cui nessuno può scoprirsi. L'Italia è il più grande di tutti, più specifici ma comunque grandi in Italia. Manti delle belle donne. È un bel gruppo grande, sì. Poi? La pasta. La pasta? La pasta, sì. Oppure è ancora più denso, no? Pasta c'è specifico, più ampio. Uomini e donne. Allora, uomini e donne, ok. Chiunque, uno è uomo e donne. Se tu fai una cosa da uomo, una cosa da donna, per tutta la popolazione di trasporto. Quindi, per questo, molte aziende utilizzano lo stereo genere e creano prodotti maschili e femminili. Poi termini tecnici per prodotti maschili e femminili magari tecnicamente non hanno nessuna differenza, però se ne creo uno maschile e uno femminile, l'uomo si sentirà forte e si identificherà nel suo genere come operatore maschile e si sentirà parte di un ipotetico gruppo per quanto ampio, la donna parte. E quindi si cominceranno a utilizzare parole tipicamente maschili per rappresentare il prodotto maschile. Parole tipicamente femminili per rappresentare il prodotto femminile. Le lamente, quelle sono, però quelle dell'uomo sembrano mascolate, no? Sono questi uomini palestrati della pubblicità. Quelle femminili non sono. D'altra forma. Seguono la forma del corpo. Seguono la forma del corpo, faccio vedere un altro esempio. Allora. Giorgio Armani. Il minerals, forma un generico, primo punto, una crema, se la pelle funziona si rigenera da sola, non c'è bisogno, però vabbè, lo scrivo in inglese, e poi altra cosa, questa crema rigenerante è
sarà la mia percentuale, quella che basterà per dire che c'è. Poi è stato dimostrato che le rocce vulcaniche strofinali sulla pelle hanno una struttura in generale addirittura. Secondo voi? Sempre a creare la stessa
se sente una rappresentazione erotica, quindi cambia musica, e si utilizza una cosa selvatica, prende di montagna con caratteristiche di stereotipo femminile, ma ovviamente la prende di montagna non è una cosa che serve più alle donne e un campo certo per gli uomini a livello dermatologico. Cambiare di prodotto. Direi che vedere quanta cosa selvatica c'è. Il mio vino di Silvestre è dolce e di natura. Io che acquisto quindi quel vino di Silvestre sono dolce, voglio essere dolce. Già il nostro è forte di natura, forte invece è il termine che usano per i maschi. Successivamente viene fatta vedere questa scena che rappresenta il successo relazionale per i due. Seconda strategia, stimolare l'ideale del vino. La pubblicità sono tutti felici, ricchissimi, sorridenti, hanno successo nel lavoro, nella vita, nelle relazioni, manager di carriera, famiglie perfette. E la pubblicità che lui rappresenta questa cosa, secondo me, è ovviamente quella del vino bianco. Secondo Paiglio, memorizziamo più certe cose e meno altre.
Quindi, se io valorizzo certe cose sì e certe cose no, la pubblicità su quale si focalizzerà? Su quella porzione di parole che tendenzialmente vengono ascoltate. E vediamo quali sono le parole che vengono memorizzate più facilmente dal consumatore. Abbiamo due tipi di parole, sistema verbale e sistema immaginativo. Ci sono parole ad basso valore di immagine e parole ad alto valore immaginativo. Ti faccio degli esempi. Ora vi farò vedere delle parole e vi chiederò di formulare un'immagine che rappresenta quella parola. Ok? Vado. Ok. Castello. Ci riuscite? Cosa vi avete in mente? Ok. Perciò vediamo un'altra frase. Riuscite a mantenere questa parola? Parte, trovare la scritta. Non c'è un'immagine. Ora? Riuscite a costruire un'immagine? Penso di sì. Su questa altra parola non ci riuscite, ovviamente. Cioè, ovviamente. Quindi noi memorizziamo di più le parole che hanno un'immagine associata. Le parole che non hanno nessuna immagine associata, nella fretta, nel casino, nella pubblicità con la musica mentre le persone parlano, cioè, dimenticando, non le memorizziamo. Quindi, quando la mente è stanca o distratta, la pubblicità gioca proprio in questo senso preciso, vedete soprattutto quelle recenti, tende a leggere solo le parole da valore del tuo immaginativo e tende a creare associazioni tra le parole che creano quelle immagini. Vi faccio vedere un esempio. Si inventa un vabbè, sentite le parole. Può essere usata per fare scopi. In pubblicità l'ha usato tanto.
Erickson, ha negoziato a parlare dell'ipnosi moderna, che è diventato l'ipnosi nuova, perché prima si faceva l'ipnosi direttiva, quando tu dormi, cioè diretta, invece lui usava strategie linguistiche indirette, che è quello che noi sappiamo più di prima. Chiedo scusa, da fastidio la luce tu non hai niente scuro? Non so. Era per il video, perché si vede tutto scuro. Se vi crea problemi non è un problema, cioè lo spero la luce. Ditemi voi. Allora, la tecnica di base è la ripetizione. Abbiamo visto l'induzione ipnotica, anche di quelle che non aspettate. Si usano tante volte le stesse frasi, si ripete sempre la stessa cosa. La pubblicità la fa spesso negli slogan. Negli slogan, ad esempio, vengono utilizzate le ripetizioni per poter armonizzare certe cose. Acqua di casella, acqua che illumina l'acqua. L'obiettivo è solamente di mettere la parola acqua, acqua di casella, acqua che illumina l'acqua. Ipnotico. Altro esempio, Pinecchio, la banca che semplifica la banca. Questa la non voglio dire. Anche fino alla banca. È solo modo per fare delle ripetizioni. Vi faccio sentire questa altra pubblicità, che ha tante ripetizioni. Il fatto che tu più ripeti la frase, è più probabile che l'altro abbassi proprio il livello qui. Dico sempre la stessa cosa, io vi dico sempre la stessa parola, se io vi ripeto sempre la stessa parola, come la ripeto, è chiaro che il filtro critico si abbassa, comincia a non farci più attenzione, perché è un disco rotto davanti all'infinito, e uno abbassa la razionalità e quindi passano i messaggi subliminali, iconici, comunque nascosti. Vi faccio vedere questo spot che ha tutti i parametri del linguaggio ipnotico. Yeah.
anche al di fuori. Qual è la verità fonologica in termini di contenuto delle parole? Shrubs, sex. Stessa parola. Ok, si crea ambiguità tra gli stimoli. Sta cominciando a costiare. Ok, l'altra cosa è l'utilizzo di movimenti fonologici, sono movimenti rotatori. Sono il tuo preferito, mio figlio. Dai, anche io ho preferito mio figlio. Ho fatto con lei confidenza, lo faccio. Questo è tutto.
poi chi utilizza un certo bene trasferisce le proprie caratteristiche a quello del prodotto, quindi lì per una persona che rappresenta il PC, ma cosa si vuole dire? Chi usa il PC è come quello lì, chi usa il Mac è come quello ottico sulla sinistra. Questo è il passaggio che si vuole far passare. Quindi, come vedete non vengono più, cioè da tempo, non si fanno pubblicità sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Nessuno dice questo olio ha queste caratteristiche magnifiche, il PC o il Mac è meglio perché tecnicamente è meglio, ma si usano solamente metafore negative, perché sono quelle che non fanno più ragionare le persone sostanzialmente. Ok, finito la breve presentazione, volendo si potrebbero stare giorni, non voglio dire.